Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi faremo uno degli street food più famosi a Roma, le crocchette di patate. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 1 kg di patate, quelle vecchie mi raccomando, 80 g di grana, 2 tuorli, del prezzemolo a piacere, sale, all'incirca 2 cucchiaini, del pepe a piacere. Gli ingredienti sono pochi, ma vi assicuro il successo è assicurato. Mettiamoci subito a cucinare. Ho risciacquato le patate dalla terra e le ho messe in questa pentola bella grande, ricoperte di acqua, 2 o 3 dita sopra il livello delle patate, mi raccomando, perché dall'inizio del bollore dovranno cuocere per circa, 30-40 minuti. Un ingrediente ho dimenticato prima, l'olio per friggere, però era scontato, vero? Ci vediamo dopo a patate cotte. Ho schiacciato le patate appena scolate e una volta cotte. Questa operazione che andremo a fare adesso va fatta con le patate ben calde, cosicché gli ingredienti si amalgamino bene. La prima cosa da aggiungere è il formaggio, il sale, i tuorli e il prezzemolo. E dobbiamo dare una veloce mescolata. Lasciamo insaporire bene bene bene. Ora ho preparato qui davanti a me della farina, 2 uova e pan grattato. Non vi ho dato naturalmente la quantità, perché servirà e la quantità che vi servirà per andare a sigillare le crocchette di patate. Io mi sono tenuta accanto a me una ciotolina con dell'acqua, mi inumidisco le mani, prelevo una quantità, poco alla volta ne voglio fare, di patate, vado a formare un rotolino della grandezza che volete voi. Formate un rotolino della lunghezza naturalmente che volete voi, perché poi andrete a tagliarle della misura che volete voi. Solitamente qui a Roma sono circa 5 cm questa lunghezza, del diametro di circa 3, e poi piano piano fate questa operazione. Li passate nella farina, cercate di ricoprirli bene anche ai lati. Scolate l'eccesso, sbattete, scusate, l'eccesso, passateli con una mano nell'uovo, prendeteli delicatamente e con questa nel pan grattato. Appoggiate in un piatto. Io piano piano continuo e ci vediamo dopo per friggerle. Il nostro olio è ben caldo, io poggio su questo mestolo per i fritti 3 crocchette, 4 alla volta, le adagio all'interno e le faccio cuocere 3-4 minuti e poi le scolo su un piatto già coperto di carta assorbente. Ci vediamo dopo, perché io preparo un sacco di salsine e saremo pronti a mangiare. Eccoci qui, le nostre crocchette di patate sono pronte per essere gustate. Sono calde, fragranti e io non vedo l'ora di andare a mangiarle. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it, oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.